la dottoressa Corinda Cambria su questa storia del teatro, diciamo, le sue figure dall'origine alla metamorfosi, e vi invito semplicemente a passargli immediatamente la parola, così proseguiamo il nostro percorso. Buonasera. Sì, richiamo rapidamente le direttive del discorso che abbiamo fatto la volta precedente, con una indicazione che spero condividiate. Mi è piaciuto molto la volta scorsa il modo in cui abbiamo poi dialogato alla fine. Siccome i tempi non sono molto estesi, io mi sforzerò di ridurre al minimo i tempi della mia esposizione. Spero in questo modo di non sacrificare troppo la chiarezza, per lasciare spazio poi a voi per fare domande, dialogare, perché credo che magari in questo modo si approfondiscano cose che magari io dal canto mio non individuerei come prioritarie, no? Magari ho il mio discorso da fare e invece a voi emergono delle esigenze che io non so cogliere. Quindi, se siete d'accordo, io, diciamo così, cercherei di stare sull'ora rigida nella esposizione e poi lascerei una mezz'ora per la chiacchierata, va bene? Quindi sarò rapida, ovviamente se accadesse che io fossi troppo rapida, voi vi prego, fermatemi, così che io non vada da sola per la tangente. Dunque, la volta scorsa io ho dichiarato l'intento di questi tre incontri, questo è il secondo, e l'intento, se ricordate, per chi c'era, ma i volti sono noti più o meno, se ricordate l'intento era questo: l'origine e la metamorfosi non è, io vi dicevo, non vuole, come dire, preannunciare un percorso di tipo cronologico. Individueremo la origine, il teatro originario, e poi vedremo tutte le sue metamorfosi, ricordate? Dicevo, l'origine e la metamorfosi vorrebbe proprio andare al nocciolo della questione, cioè proporre proprio una lettura ermeneuticamente responsabile, cioè un'interpretazione che si faccia carico delle proprie responsabilità relativamente a cosa sia teatro. E ho detto, secondo me, dunque, questa è la proposta ermeneutica, teatro è l'esercizio della continua metamorfosi dell'origine, cioè l'esperienza del metamorfosarsi, del cambiare forma e del ripresentarsi continuo dell'origine. E ho detto, cercheremo nei prossimi tre incontri di mettere al vaglio questa assunzione preliminare. Poi, se ricordate, mi sono mossa cercando di dire in che senso allora il teatro avesse a che fare in questo suo metamorfosare l'origine con l'esperienza del sacro, in che senso l'esperienza del sacro fosse costitutiva di ciò che chiamiamo comunità umana e ancor prima fosse costitutiva dell'umano. L'umano in questo modo si delineava, se ricordate, lì più o meno arrivammo, come la condizione dell'essere a distanza, dell'essere staccati, dell'essere separati, dell'essere distanziati da quella che abbiamo chiamato l'origine. Poi giustamente un signore diceva, scusi, ma questa origine che cos'è? E aveva ragione. E io pian piano, credo di aver iniziato a dare la volta scorsa degli spunti per intendere, così, per avvicinare una possibile figurazione di ciò che intendevo per origine. Era una possibile figurazione. Oggi spero di riuscire a approfondire il senso di questa parola che ho usato forse in modo troppo leggero la volta scorsa, o forse semplicemente giocandola tra le mani in modo da darvi vari spunti, no? Varie suggestioni. Quindi oggi vorrei andare a fondo su questa nozione di origine e, per essere più precisa, sul modo in cui la frequentazione distanziata dell'origine sia costitutiva dell'umano e sia eminentemente, cioè proprio precisamente e esemplarmente codificata nei teatri, nelle forme dei teatri, non soltanto quelle a noi più note, a noi più vicine, ma anche in teatri a noi molto lontani, ad esempio geograficamente, no? Questo è stato il percorso della volta scorsa. Quando ci stavamo per salutare, io vi ho letto, se ricordate, una, secondo me, molto efficace, molto importante citazione da Meister Eckhart, che era però presa da una citazione
di Grotowski. Cioè Grotowski, un grande maestro del teatro del Novecento, di cui parleremo nel dettaglio nell'ultimo incontro, facendo una relazione su ciò che a suo avviso fosse teatro, ad un certo punto citò questo passaggio di Meister Eckhart che più o meno diceva questo: quando ero nell'origine ero un tutto, ero causa di me stesso, non avevo distanza, ero assolutamente compatto e la mia volontà, le mie intenzioni erano tutte già preliminarmente soddisfatte, quindi propriamente non erano volontà, non erano intenzioni, non c'era nessun distacco tra me e un oggetto del desiderio possibile, quindi non c'era desiderio, no? La stasi, l'immobilità, tutto pieno, potremmo dire, da che io fluii fuori, letteralmente, cioè io defluii da questa origine, da questa condizione, da quel momento in poi, chiaramente iniziò il desiderio, iniziò l'intenzione, iniziò la distanza e tutte le cose mi parlavano di Dio. Ho cercato anche di dire che il modo in cui origine e sacro, origine e divino si, come dire, accomunano, si apparentano nei termini in cui io vorrei qui parlarne con voi, dicevo, in quel modo non si tratta specificamente del piano, diciamo così, semantico, cioè dei significati oggettivi di una qualsivoglia religione rivelata, diciamo, no? Cioè io dicevo, e questo credo averlo però spiegato la volta scorsa, evoco questa dimensione dell'origine del tutto pieno come, potrei dire, la struttura, proprio lo schema fondamentale di qualsivoglia poi esperienza religiosa o di qualsivoglia esperienza del sacro, laddove ho detto, secondo me, il sacro viene prima del religioso, cioè è una esperienza originaria di presenza dell'assenza, di reiterazione, insomma le cose che ho spiegato la volta scorsa, che poi si può codificare in vari modi, si è, come dire, codificato in vari modi nella storia delle umanità, e uno di questi modi, secondo me, appunto, proprio visivamente esemplare, è il teatro. Dico visivamente perché, se ricordate, la volta scorsa ho anche richiamato il fatto che il teatro sia codificazione di questa condizione, no? Della distanza dall'origine che viene evocata, di questo continuo parlare di Dio, cioè dell'origine, del tutto pieno in ogni figurazione che si presenti. E richiamavo infatti lo spazio teatrale come lo spazio di una codificazione ben precisa. Se ricordate, evocavo molto rapidamente, ma su questo oggi torno, un fatto essenziale, che ove vi sia teatro, che si veda o che sia soltanto presupposta, c'è una soglia, c'è una separazione, una distanza quantomeno tra coloro che agiscono il teatro e coloro che, diciamo così, ricevono il teatro. Laddove questi due poli sono coinvolti e co-costitutivi, cioè non c'è teatro senza qualcuno che guarda, ma non c'è teatro senza qualcuno che agisce. E quindi uno agisce teatralmente nella comunione con colui che guarda, e colui che guarda agisce guardando nella comunione con l'attore. Questa polarità, dicevo, si riproduce in tutte le forme di teatro. Infine, l'ultimo spunto che avevo dato la volta scorsa era proprio legato a questo: tutte le cose mi parlavano, mi parlarono di Dio, mi parlano di Dio, cioè sulla parola, dicendo, accennando, è proprio perché è proprio la parola ciò che costituisce l'umano, ed è proprio della parola il mettere a distanza. Vorrei ripartire da qui, dove vi avevo lasciati la volta scorsa, per cercare di spiegare un poco meglio e poi partire con questo breve viaggio in Oriente, in India in particolare. Dunque, cosa fa la parola? Che la parola sia lo status dell'umano, questo credo che sia di immediata comprensione per tutti. Cosa fa la parola? Chiedo scusa a chiunque abbia, come dire, approfonditi studi di filosofia del linguaggio alle spalle, chiedo perdono, vado proprio per semplificazione. Cosa fa la parola? La parola mette in presenza quello che non c'è. Se io dico madre, mia madre qui non c'è, vi assicuro. Per
però l'ho messa in presenza, l'ho letteralmente evocata, chiamata fuori. Tra parentesi, azione radice magica della parola, del linguaggio. Il linguaggio anzitutto evoca, mette in presenza, chiama fuori. Chiama fuori, evoca e quindi anche invoca. Quindi la parola è il segreto di quel movimento dell'essere a distanza che in qualche modo viene appunto mostrato, messo in figura appunto nel teatro, ma che è costitutivo dell'umano. Cioè, quando dicevo la volta scorsa, l'umano è a distanza, l'umano non è più, in quanto umano non può più essere nel tutto pieno dell'adesione, perché questo tutto pieno presuppone la preumanità o la oltreumanità. Io devo essere o preumano o oltreumano per poter trovarmi in quella condizione che non è di soglia, appunto, è o qua o là, no? Ed è una condizione di totalità, di unità. Poi ho ricevuto a casa una mail molto bella di un signore che mi ha detto: però non potrò esserci, martedì verrà l'ultima volta. Vi sottopongo la domanda centrale di questa mail perché, come dire, oggi riceverebbe risposta, credo. La domanda era: scusi, ma a suo avviso davvero quello che lei ha chiamato origine è da intendersi esclusivamente come la unità? Non è che magari potremmo intendere l'origine come qualcosa di diverso, magari come molteplicità. Ed era una domanda molto sensata. Poi lui faceva riferimenti ad alcuni autori, teatrologi e filosofi del Novecento che questa faccenda l'hanno affrontata abbastanza dettagliatamente. Ma ora, al di là dei riferimenti, la domanda era molto sensata perché aveva a che fare con il problema: come dobbiamo intendere questa origine. Allora, il primo modo, il modo più, credo, chiaro, no? In cui la possiamo intendere è quello che la volta scorsa ho evocato, che adesso sto chiarendo. Qui, origine come? L'esperienza vivente vissuta, potremmo dire, immediatamente vivente vissuta della totale adesione in presenza a ciò che accade, a ciò che è, al mio agire. Però totale presenza vuol dire non nominazione. Quindi l'esperienza che possiamo immaginare è qualcosa che forse possiamo, non so, ovviamente noi siamo parlanti, quindi non possiamo recuperarla se non per suggestioni, ecco, anche molto soggettive e comunque campate tutte per aria, perché noi parlando diciamo qualcosa che dovrebbe essere fuori dalla parola, quindi capite che bel pasticcio, insomma. Però ecco, come suggestione potremmo evocare la condizione dell'infante, appunto, no? Cioè del bambino che non parla ancora, il quale possiamo immaginare, sempre senza presunzione, cioè senza pretendere di dire cosa fa, cosa vive il bambino, laddove noi invece non lo sappiamo più, perché parlando l'abbiamo perduto quello, l'infante è in una adesione immediata, in una fusione, potremmo dire, no? In una fusione col mondo che lo circonda. Propriamente, infatti, il bambino non ha un mondo che lo circonda, non ha la parola mondo, non ha il circondario, ha esperienze olistiche, potremmo dire, no? Di fusione sensoriale con quello che noi chiamiamo il mondo che lo circonda, con quello che noi chiamiamo la mamma, con quello che noi chiamiamo il seno materno, il nutrimento, il latte. Con queste parole il bambino non ce le ha e quindi non ha neanche questi oggetti, la mamma, il seno, il latte, la pappa. Non li ha così, cosa? Ha esperienze complesse in cui propriamente tutto ciò che c'è è una fusione, una specie di osmosi, no? Con questi fenomeni che noi dopo parlando nominiamo così. Mi sono spiegata più o meno? Ora, potremmo allora in questo senso dire che nel momento in cui nominiamo la vita, cominciamo quel lavoro di rappresentazione che nel teatro trova la sua attuazione codificata. Cioè quel lavoro di messa a distanza, che poi vuol dire anche chiaramente sempre messa in prospettiva, del vissuto, che nel momento in cui è nominato non è più vissuto, non è più vissuto in quel modo in cui lo era prima di essere nominato, non può più esserlo. Non può più esserlo. Quindi il nominato è perduto. Vi prego.
prego di ricordare questo breve passaggio, perché su questo poi vorrei chiudere. Il nominato è perduto, ed è perduto però nella sua interezza, è perduto nella sua radice appunto non nominabile originaria, nella sua interezza vissuta, vivente vissuta, dicevo, potremmo anche dire nella sua totalità istantanea, quindi nella sua totalità muta e fuori dal tempo, fuori dal tempo, l'istante fuori dal tempo. Un cenno, magari qualcuno ha una formazione filosofica di base, allora se qualcuno pensasse ad esempio alla figura hegeliana nella fenomenologia dello spirito della certezza sensibile, subito avrebbe chiaro cosa sto cercando di evocare. Una certezza sensibile che non ha nome, non ha percezione, non ha l'interezza dell'oggetto, è tutto qui, ora, istantaneo, cioè assoluta dispersione atemporale. Perché l'istante non è tempo, il tempo è durata. Allora forse si comincia a capire in che senso dicevo l'intero, capite? L'intero, in questo senso qua. Ora, vedremo, vorrei provare adesso a, dopo aver chiarito in che senso allora il teatro è costitutivo dell'umano in quanto è reso possibile da ciò che caratterizza l'umano, la parola, e il fare della parola viene nel teatro codificato eminentemente, dopo aver chiarito, spero di averlo fatto, questo passaggio su cui abbiamo rapidamente chiuso la volta scorsa, aggiungerei una breve nota che terrei anche questa a lato. Quindi il teatro non è parola. Si può fare un teatro anche senza parole. Vi ricordo che io avevo detto la volta scorsa, parliamo per piacere del teatro come arte totale. Arte totale, il che, scusate, caratterizzazione questa che ha fatto a lungo nella storia dell'arte moderna, del teatro non un'arte. Perché essendo un pasticcio, il teatro, un papocchio, una cosa bastarda, mescolata, per cui c'è il canto, la musica, la danza, la parola, la mimica, i costumi, tutte le robe... Questo, dici, ma che cos'è questo? Sarà mica una roba seria. Il teatro a lungo, da noi in Occidente, ad esempio il signore che mi diceva, scusi, ma quando vedo Goldoni, ma quale sacro? E aveva perfettamente ragione, anche però non lo vedo più. E quindi oggi avrei voluto rispondere anche a lui, ma non c'è. Rispondo a voi, poi glielo riferivo. Certo, ha ragione e non ha ragione, ecco, vedremo un po' meglio perché più avanti. Quindi dicevo, ecco sì, il teatro può essere, è arte mista, in questo senso allora è arte totale, quello che è stato una sua mancanza, considerata dalla estetica, diciamo così, moderna, una carenza del teatro, non è un genere definito, no? È un pasticcio, non è propriamente arte, più vicino all'artigianato, l'attore è un guitto, non è un artista propriamente, eccetera. Invece per noi diventa l'emblema di una pienezza esemplificativa, proprio perché è tutte le arti messe insieme, il teatro, cavolo, ci rivela una possibilità di comprensione che nel dettaglio, nelle arti di settore, magari sfugge, magari tende a nascondersi, no? Dietro una serie di esperienze, tradizioni, eccetera. Allora, dicevo, due cose volevo allora dire per partire. La prima è questa, allora, notiamo che il teatro non è eminentemente un'arte di parola. Non è che c'è teatro solo se si parla. Cosa che spiega come mai, dicevo la volta scorsa, guardate che noi concepiamo il teatro come un genere letterario, ad esempio, perché così ci hanno insegnato a scuola, ma questo non è vero. La grandezza di Pirandello come drammaturgo la si può apprezzare pienamente leggendo le sue opere teatrali, appunto, che studiamo a scuola, ma nessuno ci dice cos'era il teatro di Pirandello, che era anche un grandissimo regista. No? Era anche uno che sapeva precisamente cosa voleva creare nell'evento totale che è il teatro. Ma noi siamo talmente abituati a separare, diciamo, come non si parla, non sarà mica teatro. E abbiamo tanti nomi, diciamo, è balletto, e sono tutti i generi, no? Delle nostre arti performative in Occidente, meravigliose creazioni, però frutto di una frantumazione, no? Di una specializzazione. Che altrove non è avvenuta, non è avvenuta perché altrove non c'è stata la storia del sapere o dei saperi che abbiamo avuto noi, che è una storia di specializzazione e separazione, in affondo, no? Quindi di
ulteriore distanziazione da quel nucleo, no, originario, che è la messa a distanza. Quindi il teatro non è eminentemente parola, però non è possibile teatro se non per chi ha parola. Quindi i rituali d'amore degli animali nel branco non sono teatro. Lì non c'è evocazione del sacro, in questi termini. E le danze di guerra, no? Tra gli animali, che tra maschi solitamente che tengono, no, i cervi con i loro cornoni, che dico guarda che solitamente qua non si fa niente, a volte sì, però solitamente no, perché basta mostrarsi le armi, mettersi nell'atteggiamento mimico della minaccia, che subito si capisce chi è il più forte, insomma, no? E quindi gli equilibri all'interno del branco si stabiliscono per questa via, che noi possiamo chiamare mimica, ma non teatrale, non teatrale. Questo ha confermato il fatto che il teatro non è eminentemente mimesis, col che crolla tutta l'estetica aristotelica da lì in poi. Non è anzitutto mimesis il teatro, non è anzitutto imitazione. La ripetizione rituale che evocavamo la volta scorsa non è imitare la realtà. Grande fraintendimento, molto eloquente, di tutta la estetica occidentale, no? Sino a un certo punto, no? Sino a un certo punto. Goldoni è colui che mette in scena il quotidiano, quindi che fa, che codifica precisamente il teatro come imitazione compiuta. Come imitazione compiuta. Sostituendo che cosa? Sostituendo il teatro all'italiana con il realismo, il naturalismo sulla scena, a che cosa? La commedia dell'arte. Cos'era la commedia dell'arte? La commedia dell'arte era teatro che ancora conservava il senso assolutamente non mimetico della evocazione. I personaggi della commedia dell'arte, avete presente Pulcinella, sono tutti codificati in modo assolutamente preciso, ci sono purtroppo una sapienza che si va perdendo, pochissimi in Italia ancora la padroneggiano. Se siete interessate, ad esempio, vi suggerisco gli scritti e se vi capita anche gli spettacoli di Claudia Contin, che è una grandissima attrice che lavora peraltro a Pordenone col gruppo degli attori e cantori. Pulcinella che dorme, avete presente Pulcinella che dorme? Pulcinella che dorme, ha questi maniconi lunghi, incrocia, gli spenzolano sti robi, alza un piede tipo una gru e dorme, no? Cioè, sarà mica uno che dorme quello, dorme in piedi, dorme su una gamba, cosa sono sti robi che penso? Allora lì è chiaro che non c'è realismo, eppure quando Pulcinella dorme tutti capiscono che dorme. Goldoni via tutta questa roba, fa pulizia e modifica la codificazione appunto della gestualità degli attori, come realizzando compiutamente l'idea di una quotidianità che si mette, che si rappresenta, che si autofigura, che si autorappresenta, si autopresenta appunto, no? La cosa lì va studiata, va capita appunto con un fortissimo riferimento di ordine sociale, culturale, politico, cioè che società è quella che produce questo teatro, no? Lì si compie un grandioso cammino che è il cammino dell'abbattimento a suoni di mazzate di un mondo, il mondo dell'aristocrazia, no? Il mondo dell'aristocrazia che tramonta e emerge il mondo della borghesia. Il mondo dell'aristocrazia è il mondo dei miti, è il mondo appunto del, come dire, caratterizzazione per differenza dal quotidiano, e invece il mondo della borghesia è la rivendicazione di una quotidianità, no? Di una comunanza, del comune, come degno di visibilità. Quindi è la fine di una società gerarchica ed è l'inizio di una società invece, diciamo così, egualitaria, nel modo in cui si poteva parlare di egualitarismo per la borghesia settecentesca. No? Magari in un modo diverso da come possiamo parlare, per certo era l'inizio di questa strada. Quindi dicevo una meravigliosa storia, perché a me affascinano queste storie, no? Queste visioni appunto complessive che smettono, che la piantano di esprimere giudizi, no? Questo è bello, questo è brutto, cercano di capire, no? Cioè, come direbbe Hegel, che passano dalla moralità alla eticità, cioè all'adesione, alla comprensione del movimento complessivo che lì si realizza. Fatte queste osservazioni, che dovrebbero appunto fare da cappello
un po' consistente al percorso che nella prossima mezz'ora vorrei fare, procediamo con tale percorso. Su due zone, un riferimento che sarà inevitabilmente più rapido perché sono certa che le cose che vi richiamerò, che in parte ho richiamato la volta scorsa a proposito delle origini, o meglio, delle origini del teatro, diciamo così, occidentale, voglio dire europeo, diciamo mediterraneo, così come ci sono state raccontate nella nostra formazione, che classico o non classica che sia, di lì è passata comunque, no? Ci hanno raccontato che lì è nato il teatro, che è nato il nostro teatro, non è nato il teatro, mi permettere di dire. Adesso forse possiamo imparare anche a capire che il teatro non è solo il nostro, così come la civiltà non è solo la nostra, cioè. E possiamo capire meglio la nostra e amarla di più, magari, fuori anche dalle banalità che a volte retoricamente ci ficcano in testa, ci mettiamo in testa, confrontandola, no? Con le altre. E allora sì, no, una cosa illumina l'altra, un'esperienza illumina l'altra. È molto molto bello questo tipo di studi, ad esempio, secondo me. Allora, dicevo, richiamerò rapidamente queste robe dell'origine del nostro teatro. Quindi, zoom sul Mediterraneo. Sesto, quinto secolo avanti Cristo. Poi, come vi annunciavo l'altra scorsa, un viaggetto, insomma, lungo, andiamo da tutt'altra parte. Io ero incerta, diciamo, ma dove vado? Vado in Giappone? No, cerco di andare appunto nelle tradizioni amerinde, per quel che sia. Poi ho pensato che la cosa più facile per me, date anche i tempi stretti, fosse andare in India. Beh, intanto perché oggettivamente è il teatro che, come dire, non europeo che conosco meglio, che ho visto di più, eccetera. E poi perché lì abbiamo un testo scritto, cioè abbiamo una tradizione che io, da cui posso citare direttamente, no? E infine perché, questo però è arrivato proprio per ultimo, me ne sono resa conto mentre preparavo gli appunti per l'intervento, c'è una coincidenza cronologica meravigliosa. Cioè, il testo da cui io vi citerò per raccontarvi un po', un pochino, quali sono i fondamenti del teatro classico indù, è coevo, cioè è del V-IV secolo, praticamente. Quindi il periodo della nostra tragedia classica. E allora ho detto, cavolo, devo andare lì, così loro proprio vedono in contemporanea. Allora, vi ricordo sinteticamente quello che ci è stato raccontato a scuola, plausibile, senza dubbio, ecco, non ci possiamo mettere le mani sul fuoco perché sappiamo che è un racconto, viene da Aristotele, sappiamo che non abbiamo documenti, sappiamo che siamo affidati, insomma, a questa tradizione, sappiamo che è lacunoso questo racconto, ad esempio, non sappiamo niente, fatto molto significativo, di come gli attori greci andavano in scena, non sappiamo pochissimo, sì, c'erano i trampoloni o c'erano i trampolini, va bene, i trampolini quando era un'opera comica, i trampoloni per quella più antica che era l'opera tragica, insomma, seria, diciamo. Altri dati così, sappiamo della struttura della divisione dello spazio, no? Come era fatto, come... Però poi bene bene nel dettaglio non abbiamo indicazioni. Quindi vi ricordo che la storia racconta, la tradizione racconta che il teatro in Grecia sia nato dal ditirambo, e il ditirambo era un tipo di, una forma lirica, una forma di canto corale che si faceva in coro, legato ai riti appunto di invocazione di Dioniso, che era un dio abbastanza importante nell'Olimpo greco, sicuramente era uno tra gli dei più antichi dell'Olimpo greco, questo è proprio certo, e sicuramente è il più orientale degli dei dell'Olimpo greco, anche questo. Ci sono bellissimi studi, vi suggerisco ad esempio gli studi, anche se un po' così, un po' esaltati, però interessanti per i documenti che portano, di Danielou si scrive, che appunto ha mostrato le parentele, no? Tra i miti dionisiaci e i riti dionisiaci e i miti e i riti dello shivaismo, cioè del culto di Shiva in India. Se siete curiosi magari potete, ho detto è un esaltato, quindi non è che va preso tutto, però i materiali che porta sono interessanti per essere sottoposti a un'osservazione critica. Sappiamo che intorno al VI secolo Tespi, che era appunto un attore, in realtà dobbiamo immaginare probabilmente un capocarrozzone, insomma, di questi riti, no? Di tirambici, di questi culti dionisiaci, introduce un'innovazione, non sappiamo come, perché
sappiamo che introduce l'innovazione per cui questi canti che erano corali, coro compatto, non sappiamo come danzavano, come si muovevano, come si vestivano, non sappiamo quasi nulla, però sappiamo che Tespi decide di introdurre l'innovazione. Separa il coro, spacca il coro in due lati, da una parte ci sarà il grosso di questo coro e dall'altra parte un individuo isolato che dialoga col coro. No? Questa prima separazione si dice sia l'origine della figurazione a due poli del teatro. Tra parentesi potremmo dire, quando era il coro evocare il Dio, la separazione era semplicemente verticale, la si è messa in orizzontale, no? La si è spiaccicata, messa in giù. Sappiamo poi che da questa tradizione ditirambica che poi diventa dialogata, ha avuto origine, che qua non sappiamo bene come, quella che poi noi studiamo a scuola come la tragedia classica, che ha avuto i suoi grandi maestri in Eschilo, Sofocle e Euripide. E siamo ormai nel V secolo avanti Cristo. Di come si tenevano gli spettacoli, noi sappiamo delle cose, sappiamo che ad esempio erano diurni, sappiamo che duravano intere giornate, sappiamo che erano, ma i greci erano agonistici in tutto, sappiamo che erano agonistiche queste manifestazioni teatrali, c'era la gara, che piaceva un sacco, sappiamo che c'erano degli intermezzi, sappiamo che accorreva solitamente tutta la cittadinanza della polis, perché il teatro era un momento comunitario, no? Si costruiva attraverso varie vie la comunità, si apparteneva alla comunità ritrovandosi lì, poi potete immaginare le chiacchiere, i ciacolì, la gente che mangia, i bambini urlanti, queste cose. Scena cui si assiste se si va a vedere uno spettacolo di Kathakali in India, perché così gli spettacoli durano tutta la notte, non il giorno, con tutti messi là, i bambini che mangiano, il caso, dice, ma come stanno evocando idee e questi si spiaccicano con le loro cose? Ma in realtà è che la loro quotidianità è legata, no? Ed è impastata entro questi riti, per cui è una partecipazione di vita che è nel totale rispetto per l'evento che si sta realizzando, però è vissuta in un modo che è totalmente integrato con i gesti della quotidianità, totalmente integrato nei gesti della quotidianità. Ecco, su Eschilo, Sofocle, Euripide, di cui noi sappiamo che, probabilmente intanto che recitavano loro stessi, come? Non lo sappiamo. Sappiamo che si cantava, che la tragedia era cantata, non abbiamo quasi nulla di come si cantasse, come fosse questa musica. Sappiamo però che c'era una codificazione della scena, che c'era un coro che faceva da filtro, diciamo così, o da sipario vivente, sipario parlante, cantante, tra il pubblico e l'azione nella scenè, nella scena, e sappiamo che in mezzo, davanti alla scena, c'era propriamente un altare, che era l'altare del Dio, no? E, eredità silente dei riti di invocazione del Dio, di Dioniso in questo caso. E sappiamo anche che qui da noi, poco più di un secolo fa, secolo e mezzo fa circa, un grandissimo filologo e grandissimo filosofo ha dato una lettura di questa vicenda assolutamente originale, che gli è costata carissima, perché tutti i filologi hanno mandato quel paese, gli hanno detto che era un cretino, che non capiva niente, che era troppo giovane per parlare di queste cose, in realtà aveva avuto una cattedra all'università circa 25-27 anni, era Nietzsche, voglio dire, e quindi insomma le aveva tutte le caratteristiche per diventare il capro espiatorio. Però le cose che Nietzsche ha detto sulla tragedia greca rimangono oggi una strada esemplare per provare a spiegarci, no? Cosa è stato lì. Su quelle cose molto rapidamente tornerò dopo. Semplicemente ricordo che noi di Eschilo, Sofocle e Euripide abbiamo soltanto i testi, cioè di come andassero in scena questi qua, di cosa facessero sulla scena, di quale fosse la pratica che realizzavano ed esercitavano quando c'erano le gare, insomma, le giornate delle rappresentazioni teatrali, non sappiamo praticamente nulla. Ci sono rimaste solo le parole. Ci sono rimaste solo le parole, staccate dalla pratica, staccate dai gesti. E questa è una notazione che ormai avete un po' capito come va, come faccio retoricamente, insomma, se mi fermo, la ripeto, vuol dire è una cosa importante, cioè ci sono rimaste di questi tre grandissimi le parole.
quella precondizione fondamentale che però non esaurisce l'evento teatrale, ma non c'è rimasto nessuno dei gesti entro i quali quelle parole venivano praticate e diventavano teatrali. Ben diversa invece la storia dall'altra parte. Cos'è successo là? È successo che invece noi, oggi, siamo in grado di non solo vedere ancora, perché quel tipo di teatro è rimasto in vita, come si va in scena, come si fa il teatro nella sua forma classica in India. Sappiamo anche distinguere i generi, com'è nell'India del sud, com'è nell'India del nord, ci sono differenti generi, qual è il teatro maschile, qual è il teatro femminile, conosciamo i personaggi, sappiamo collegare, sappiamo precisamente la tecnica che si mette in scena, tanto che un occidentale può tranquillamente, se si sottopone a una durissima disciplina, imparare come si fa il teatro indiano. Dico che ci vuole una durissima disciplina perché è un teatro estremamente complicato nella prestazione proprio fisica, no? È un teatro che è codificato nei minimi dettagli, e solitamente è un teatro, per dire molto in breve, che funziona così in tutti i generi, sia che sia il Kathakali, che è una forma di teatro classico indiano maschile, sia che sia l'Odissi, che sia il Bharatanatyam, che sono le tre forme più note, insomma, di teatro classico indiano, in tutti e tre i casi, con molte differenze, la cosa funziona così. C'è della musica, quindi un'orchestra, diciamo, che fa della musica. Poi c'è uno spazio, c'è una tenda, che viene proprio tenuta con le mani all'inizio, da una parte e dall'altra, e che poi piano piano viene tolta, cioè viene aperta e inizia l'azione. L'azione è cominciata già prima, dietro la tenda di solito. A un certo punto la tenda si toglie, come a dire il rito è già cominciato. Poi si mostra la parte pubblica, no? Ma c'è una parte silente che è data per scontata ed è agita già dagli attori. Gli attori, che solitamente imparano a diventarlo sin da quando erano bambini, dagli 8 anni circa, con un addestramento quotidiano, si presentano sulla scena con costumi molto impegnativi, soprattutto nel Kathakali, che trasfigurano completamente le loro sembianze, non si vede più l'attore sotto, perché ha dei costumi impegnativi, molto complicati, che vanno ogni volta ripetuti ritualmente perfettamente in tutti i giri, di bende, fasce, parrucche, cappelli, eccetera. Un trucco molto pesante sul viso, addirittura per alcuni personaggi delle piccole protesi cartacee che allargano l'impianto, e poi come lavora. Ma in sostanza lui raramente canta direttamente, solitamente il canto è parte musicale, a volte fa dei versi, accompagna, ma solitamente non canta. Solitamente lui si muove, cioè danza. La parola danza si ritrova nel nome che viene dato al testo in cui questa sapienza teatrale è raccolta, che si chiama Natya Sastra, di cui dopo diremo. E si dice Natya, appunto, e che vuol dire teatro, rappresentazione, danza, no? Infatti l'attore in sostanza danza come? Dividendo solitamente il corpo in tre parti. Vi do queste immagini che sono del tutto così parziali, ma giusto perché possiate un po' figurarvi la cosa, no? Danza secondo una codificazione che è su tre piani, una codificazione ritmica che è scandita dai piedi, che continuamente sono in movimento e ballano, appunto, no? Poi, secondo livello, dalle mani, che attraverso i mudras raccontano una storia, cioè è una codificazione per cui è un linguaggio delle mani, ad ogni figurazione delle mani corrisponde un significato giusto. Quindi la storia che viene cantata dall'orchestra, diciamo, viene poi raccontata, diciamo, chiromanticamente, con le mani, dal danzatore. Il secondo livello dunque è un livello orizzontale che accompagna appunto la narrazione con il movimento delle mani che raccontano una storia. Il terzo livello è la mimica facciale. La mimica facciale accompagna o commenta, oppure come dire, dà quello che si chiama nella Natya Sastra il sapore della vicenda che si sta narrando. Noi potremmo dire commenta. La mimica facciale commenta con
tutta una codificazione rigorosissima, tipo stupore, amore iroso, amore appassionato, paura fremente, paura irosa, paura aggressiva, una codificazione infinita, no? Cui corrispondono posture della mimica facciale precisissime, che vengono apprese attraverso un duro esercizio, perché vi assicuro, imparare ad esempio a far vibrare questi muscoli qua, la vibrazione di questi muscoli indica ira, io non sono capace, però l'ho visto fare, i muscoli facciali che stanno qui sotto, qui sugli zigomi, questa vibrazione tremante è ira, no? Insieme gli occhi hanno una capacità di movimento che accompagna ulteriormente, che arricchisce ulteriormente la mimica, insomma tutto questo risultato del faccione che vibra, no? E che si muove con espressioni continue, ininterrotte, diciamo commenta emotivamente, diremmo noi che siamo tutti vincolati dal nostro linguaggio psicologico, no? Ma in realtà, loro dicono, dà il sapore dell'azione che si sta narrando e realizzando. È chiaro più o meno l'immagine? Benissimo, noi abbiamo però, dicevo, a disposizione uno scritto che corrisponde al quinto Veda, quindi al quinto libro dei Veda. Il Veda è la sapienza nella civiltà indù, nella religione indù, al quinto Veda o Veda del teatro, chiamato anche appunto Natya Sastra. Questo testo che noi abbiamo non è facile la datazione, però stando alla ricostruzione dei vocaboli che sono usati, che sono molto arcaici, si riesce a dire con un margine di sicurezza abbastanza vasto che la matrice di questo testo risale al VI-V secolo avanti Cristo. VI-V secolo avanti Cristo. Ovviamente questo testo, questa matrice era orale, quindi la scrittura poi del Veda è di molto successiva. Però la codificazione e la trasmissione, ciò che non abbiamo avuto noi, no? Per via orale inizialmente, successivamente scritta, di questa sapienza, che è la sapienza del teatro, ha avuto origine appunto nello stesso periodo in cui da noi nel Mediterraneo nasceva appunto la tragedia classica. Come indicazione del Natya Sastra io ho usato, e vi leggerò pochissimi passaggi da questa traduzione, la traduzione italiana di Claudio Rugafiori, che a sua volta però traduce dal francese, di René Daumal, grandissimo studioso della civiltà indiana, sanscritista, che negli anni 20-30 a Parigi, impazzito per questa scoperta, per la civiltà indiana, ha tentato di fare un'opera di divulgazione appunto traducendo alcuni passaggi dei Veda, tra cui appunto il quinto Veda. Ora vi vorrei leggere alcuni estratti da Natya Sastra, proprio pochissime righe, che secondo me ci aiutano a capire che cosa è il teatro nella civiltà indù. Dunque, anzitutto, la Natya Sastra è costruito così. C'è Brahma, il sapiente, no? il più sapiente tra tutti gli dei, che trasmette il sapere del teatro, che prima è concentrato, è in sé compreso, lo crea e poi lo trasmette, no? Lo trasmette a tutta una discendenza di dei, diciamo così, non sto qua a fare tutta la storia, i quali poi dovranno a loro volta riferire questa sapienza a Bharata. E quindi dovranno, che è il padre dei 100 figli da cui avranno origine poi le stirpi terrene, e nel momento in cui questa sapienza è nelle mani del padre dei 100 figli, essa propriamente è praticabile, quindi il passaggio da una sapienza grandissima agli umani, no? Che dovranno poi praticare questa sapienza. Io ho scelto dei piccoli passaggi che rispondevano ad alcune domande. La prima domanda è: qual è il sapere del teatro? Cioè, qual è il Veda del teatro? Cos'è il sapere del teatro? E allora, ecco cosa dice Brahma. Dice, ovviamente vi stupirete perché uno si aspetta che sia questo il teatro, dice: le leggi della giustizia, della ricchezza e della gloria, con spiegazione pratica e tavola riassuntiva, la rappresentazione per il mondo futuro di tutte le forme di attività,
la sostanza di tutte le scienze, la messa in pratica di tutti i mestieri, di tutto ciò. Aggiungendovi i miti, faccio il quinto Veda, che si chiamerà teatro. Così il Beato ripensò tutti i saperi e il Grande Padre fece dunque il sapere del teatro prodotto dalle quattro membra del sapere. Le quattro membra, che sono le leggi della giustizia, ricchezza, gloria, conspirazione pratica, la rappresentazione di tutte le forme di attività, la sostanza di tutte le scienze e di tutti i mestieri e infine i miti. Queste quattro membra di tutto il sapere sono il corpo del quinto Veda, il teatro. Quindi il teatro accorpa le quattro membra del sapere, che praticamente vuol dire tutto lo scibile. Il teatro è tutta la sapienza. No? Bellissimo che dice con tavola riassuntiva, con una esemplificazione schematica di tutti i passaggi, dei mestieri, delle arti, della sapienza, delle scienze, del mondo, della giustizia, di tutte le forme di attività e dei miti. Poi, che cosa rappresenta il teatro? La vicenda è pure bella perché c'è tutta una lite tra dei, quindi vabbè, che non posso raccontare. Che cosa invece rappresenta il teatro? Che cosa rappresenta il teatro? 117, eccolo qui. Bisogna sapere che il teatro rappresenta le azioni complete degli dei e dei titani, dei re e del popolo e dei profeti della parola sacra, cioè rappresenta le azioni complete di tutti. Tutte le nature individuali del mondo, con le loro mescolanze particolari di felicità e infelicità, presentate dalla mimica corporea e da altri mezzi d'espressione, questo si chiama teatro. Al sapere sacro, alla scienza, ai miti fornirà un luogo di udienza, alla folla un divertimento, e questo sarà teatro. Quindi capite che, in che senso, cioè, l'arte totale è tutto, praticamente. Infatti Domal, che era un genio, secondo me, un genio bizzarro, questo è frequente, dice una cosa bellissima, secondo me, nelle note. Dice, me la sono appuntata, possiamo dire che il teatro fu per gli eremiti di Bharata ciò che la musica fu per i pitagorici. Chi ha un'idea di cosa fu la musica per i pitagorici, la sapienza cosmica per antonomasia, può capire il parallelo. Possiamo dire che il Natya fosse il sapere corrispondente, che poi non è solo sapere, una pratica, è un'etica, è una concezione armonica del cosmo, è una cosmologia, è il tutto di base di quei sapienti che possiamo paragonare ai pitagorici nella nostra tradizione mediterranea. Poi un altro frammentino che aiuta a rispondere alla domanda, che cui io tengo tantissimo perché riaggancio all'inizio e poi andiamo a chiudere: per chi è il sapere del teatro? Perché è fatto il sapere del teatro? E allora, qua è chiarissimo, dice, Brahma sta parlando e adesso trasmette il sapere e dice: ad esseri esperti, temprati al fuoco della conoscenza, che procedono con audacia e vincitori delle fatiche, comunicherai questo sapere sacro che si chiama teatro. Dopo che tali parole furono pronunciate da Brahma, il potente, con le mani giunte inchinandosi, rispose il Grande Padre: quanto a cogliere, tenere a mente, comprendere e applicare questa scienza, essere più reale di ogni altro, gli dei o beati non ne sono capaci. Non si possono affidare loro i compiti del teatro. Il teatro non è roba da dei. Non è una cosa che gli dei sappiano fare. Non è il divino che fa il teatro. Poi più avanti la storia continua e c'è tutta una lite, Brahma si arrabbia, vabbè, ma anche questo è bellissimo perché vabbè, non provo a raccontare, la prossima volta magari si riesce. Si ricompongono le cose, tutto va per il meglio, cioè, beh, adesso facciamo la casa del teatro, codificazione dello spazio teatrale, no? Facciamo la casa del teatro e vediamo come deve essere fatta questa casa del teatro. Vi prego di tenere a mente che gli dei non ne sono capaci, quindi è sicuro che non è da dei questa sapienza, no? La casa del teatro, come deve essere fatta questa casa del teatro, questo spazio teatrale? Eccolo qua. Allora Brahma disse all'artefice di tutte le cose, volgendosi a lui: fai una casa per il teatro conforme alle regole canoniche, o grande intelletto.
E allora viene fatta tutta la casa, viene descritta nei dettagli, qua ci sarà il porticato, e poi la conclusione. Ai montanti della porta furono installati il terminatore e il tempo distruttore. Appostati davanti alla porta due capi di draghi dalla forza immensa. E sulla soglia fu posto lo scettro del giustiziere. Al di sopra la picca di Shiva, il danzante, colui che danzando ha creato il mondo. Shiva è questo nella religione indù. Alla porta, dove si entra e si esce, due sentinelle, il destino e il trapasso. Quindi la casa del teatro, la codificazione dello spazio teatrale, molto dettagliata qui, non ve la ripeto, però culmina in questo. C'è Shiva, la picca di Shiva sopra il teatro, la picca del danzatore che crea il mondo danzando, il giustiziere sulla porta, e poi due sentinelle che sono il destino e il trapasso, come a dire si entra nel teatro quando si entra nel destino del trapasso, quando si entra nel destino del trapassare, del cambiamento, quindi anche del morire, no? Gli dei non muoiono, quindi non possono avere teatro, non sono a distanza da niente, sono tutti compiuti nella loro interezza, non hanno desiderio, non parlano, non hanno la parola, no? Quella precondizione del teatro che dicevamo prima. Quindi la casa del teatro ha due sentinelle, di lì si deve passare per entrarvi, e queste sentinelle sono appunto il destino di trapasso. Questo è il nocciolo della codificazione spaziale del teatro, che noi abbiamo detto essere una codificazione che comunque ha la spaccatura in mezzo, no? Quindi l'essere a distanza, e potremmo dire adesso l'avere la parola, è ciò che consente di entrare nel destino della morte, che poi è un destino bellissimo se è letto come destino del trapasso, perché vuol dire destino della metamorfosi, non si è nella stasi. Dove c'è umanità c'è parola, dove c'è parola c'è distanza, c'è evocazione di qualcosa che non è più pieno qui vissuto, ma è l'unico modo in cui l'umano può esserci, no, qualunque altra cosa non è umana. Il teatro è la codificazione di questo sapere cosmico umano, solo umano, propriamente umano, e umano è il destino del trapasso, no? Del divenire, del cambiare di forma, cioè l'esercizio del cambiare di forma continua, dell'essere a distanza e dell'inseguire continuamente la pienezza. Poi vedremo bene la prossima volta, nella presa di coscienza recente, faticosa per il sapere contemporaneo, per noi occidentali, per gli orientali è facilissimo perché l'hanno capito da tempo, che non si tratta di riempirla la distanza, che non si tratta di chiuderlo, adesso lo voglio questo pieno, ma se tu vuoi il pieno e lo avrai, non sarai più un umano, avrai solo quando morirai, non ci sarai più. Essere umani in questa distanza è appropriarsi gioiosamente di questa condizione che è l'umano, no? Questo è l'esercizio di cui parleremo meglio la prossima volta, che il teatro contemporaneo invoca, no? Anche in Europa finalmente, perché l'Occidente ha imparato a tramontare dopo Nietzsche. Ultimo passaggio da Natia Sastra, poi ho ancora 10 minuti, sono perfetta nell'ora. Ultimo passaggio da Natia Sastra, che fa ponte con quello che dicevo prima, non è roba da dei, è questo. Sì, appunto, dice, sta sempre parlando Brahma, si sta congedando ormai dal suo racconto, e dice, ma attenzione, quindi dice, scusatemi, il pezzo ho fatto dei salti per ragioni di ragionamento, di argomentazione, però il frammento che leggo ora si trova dopo quello in cui diceva appunto, il teatro sarà questo, appunto, la rappresentazione delle azioni compiute da tutti, dagli dei, dai titani, dai re, dai popoli, sarà la rappresentazione, insisto su questa parola, delle azioni, della vita di tutti, no? Però sarà la rappresentazione, questo è umano, potremmo dire sarà la nominazione, la messa a distanza. E dice, conclude, attenzione, qua conclude così Brahma, dice, ma attenzione, che nessuno organizzi spettacoli senza avere celebrato il culto della scena. Per chiunque organizzerà uno spettacolo senza avere celebrato il culto della scena, la codificazione dello spazio, il sapere resterà senza frutti ed egli andrà nella matrice di una bestia. Chi dimenticasse il senso insito nella codificazione della scena,
intesa come lo spazio che mette in figura la distanza e la condizione dell'umano, non si reincarnerà in una religione come quella indù, che appunto crede nella metempsicosi, o meglio nella metempsomatosi. Metempsicosi è sbagliato, non si passa di anima in anima, è l'anima che passa di corpo in corpo, quindi tu riesci a dire metempsomatosi. Si reincarnerà in una matrice, in una base, in una materia di bestia. Avrà perduto il sapere dell'umano. E allora, la matrice dell'umano è quella matrice di mezzo che non è divina e che non è animale, non è bestiale. Ciò che fa l'umano umano è questo sapere, il sapere del teatro, il sapere della messa a distanza, il sapere della parola che rappresenta, a cui secondo me, e poi possiamo parlarne, magari dico cose che non sono condivisibili, anzi molti non le condividono, a cui secondo me però si può associare sensatamente questa grande visione, no? La visione della parola che si fa responsabile di sé, no? E quindi dell'umano che si fa responsabile di sé, si fa responsabile del suo essere in questa condizione, quindi che agisce la propria condizione costitutiva e quindi la celebra, la reitera, no? Nelle varie forme in cui il teatro si è declinato. Ultimi passaggi. Oggi. Questa storia è la storia del teatro occidentale. Scusatemi, orientale, perdon. Il teatro occidentale non ci ha lasciato queste cose, non parla così, non ha parlato così il teatro occidentale. Guarda caso non abbiamo una tradizione che parli del gesto in cui la parola, precondizione del teatro, ma non forma del teatro, si mette in opera contestualmente. Cioè non abbiamo un lascito, un'eredità che ci spieghi come si fa il teatro. Non ce l'abbiamo. Da qui peraltro, preannuncio ciò che, su cui lavoreremo la volta prossima per salutarci, l'esigenza nel Novecento per tutti i più grandi teatrologi di trovare una tradizione, di agganciarsi a una tradizione operativa, di formare una sapienza dell'attore, di ricostituire un bagaglio di saperi che tirassero fuori l'attore dalla condizione di guitto, no? Se faccio ridere, se faccio l'effettone, sono l'attore. Ma per carità, no? Generazioni e generazioni di pseudo attori che ci hanno ammorbati e ci ammorbano, no? Si va a teatro e dice Dio, lo posso fare anch'io, no? Così, no? Magari e declamano, si mette la mano al petto, cioè queste robe che veramente sono desolanti, che uno dice poverini, li hanno educati così, sono venuti su così, insomma, cosa vogliamo fare? Però ecco, il grande teatro del Novecento ha cercato proprio di aggirare questa paccottiglia perché ormai appunto eredità tardiva, cioè così propaggine tardiva e morta di un teatro, quello realistico, naturalistico, che nel suo sorgere aveva un senso, aveva un radicamento e quindi non era cosa morta, non era paccottiglia, no? Ma la degenerazione senza più rinnovamento appunto ha portato al teatro, non so per voi, ma per me inguardabile, noiosissimo, veramente mortifero, che a volte andiamo a vedere il teatro tradizionale, cioè andiamo là, ci addormentiamo così, perché dice, ma da meglio andarsi a vedere uno spettacolo di circo, un bel film al cinema, un bel concerto, almeno non mi annoio, insomma. Però del Novecento e del fronte parallelo a questa paccottiglia parleremo la volta prossima. Adesso l'ultimo spunto. Cos'è successo nel teatro occidentale? Perché non c'è questa tradizione? Allora, Nietzsche ci aiuta molto a capire, riprendo qui lo spunto di prima e riferimento rapido alla nascita della tragedia. Nietzsche ha una tesi molto precisa nella nascita della tragedia, che rievoco qui con tempi strettissimi rapidamente. Secondo Nietzsche, il teatro nasce in Grecia come arte totale, arte musicale in questo senso, nella quale convergono due istanze che lui chiama metaforicamente il dionisiaco e l'apollineo. Dioniso è il dio della danza sfrenata, dei sensi, della terra, della matericità, del piacere, degli eccessi, della dismisura e dell'orrore, del sangue, della morte, della metamorfosi, dell'instabilità, del cambiamento, no? Tutto quello che spaventa, il dio dell'abisso, no? Il dio dell'urlo, è il più bestiale tra tutti gli dei. E Apollo invece è il più come dire, solare di tutti gli dei, è il dio luminoso, il dio della visione prospettica, è il dio della precisione, il dio che sa lanciare le frecce, no? È il dio della linea retta,
è il dio della messa in figura, è il dio quindi della distanza, per cui della prospettiva e della luce che dissolve le ombre. Quindi è proprio l'antitesi di Dioniso, pure sono fratelli. Il teatro greco, dice Nietzsche, è un miracolo di equilibrio tra queste due istanze umane, diciamo così, no? Che sono l'istanza furente, furibonda, orrida dell'esperienza della morte, no? Del cambiamento, del divenire, dell'instabilità, del dolore, della incertezza, dell'urlo, del bestiale, no? Che ruggisce dentro l'umano, al fondo dell'umano, le parti più cupe, no? Dell'umano, e l'istanza, anch'essa coesistente con la prima dell'umano, della messa a distanza, potremmo dire anche proprio della parola, del canto, della prospettiva, della tollerabilità. Io posso tollerare, no? Questo mistero profondo e cupo, questo fondo amaro e dolente, però insieme vitale e gioioso, no? Quindi ambiguo, paradossale, pasticciato, preverbale, potremmo dire, no? Della vita, se entro nella dimensione dell'umano, cioè se appollineamente lo metto a distanza e imparo a guardarlo distaccandomene, no? Riesco a nominarlo, riesco a metterlo in figura, faccio luce di dove ombra. E quindi il miracolo del teatro greco, secondo Nietzsche, è un miracolo di equilibrio e di collaborazione tra questi due elementi o queste due istanze, questi due ingredienti. Collaborazione che porta appunto alla messa in scena della tragedia greca, dell'orrore più cupo, in un'armonia musicale, danzante, meravigliosa, che rende visibile, che rende tollerabile e nominabile la condizione dell'uomo, no? L'innominabile, potremmo dire così, mette in forma l'informe, mette in forma l'informe, dà forma, dà eidos, no? Dà struttura, schema, dà idea, eccetera, all'informe. Ora, secondo Nietzsche, la cosa che è accaduta è molto chiara. Nel V secolo, col trionfo della filosofia socratico-platonica, V-IV secolo, col trionfo della filosofia socratico-platonica, questo meraviglioso equilibrio si è spezzato. Per una serie di ragioni che hanno natura morale, secondo Nietzsche, ma qui andiamo avanti in Nietzsche, l'equilibrio si è spezzato. Apollo ha cominciato a soffrire di gigantismo, si è enormemente dilatato, la forma si è enormemente dilatata, e il dionisiaco è stato nascosto, schiacciato, negato, tolto. Trionfo della forma, che secondo Nietzsche è trionfo del formato, del nominato, del significato, trionfo dunque delle idee, della ragione, del conforme, sull'informe, sul caos, sull'orrore, sulla bestialità. Quindi trionfo di un lato, sproporzione di un solo lato, che si gonfia appunto e diventa trionfo della, ripeto, forma, dell'idea, dell'eidos, del significato, della parola, sul gesto, sulla carne, sulla passione, sull'orrore, sull'indicibile, su ciò che sfugge, sul caos, no? Che pure è un'esperienza originale dell'umano, secondo Nietzsche. La storia dell'Occidente, secondo Nietzsche, è questa, dalla Grecia classica in poi, la storia del gigantismo, no? Mostruoso, secondo Nietzsche, alla fine, della forma, quindi della parola, quindi dell'intelletto che mette a distanza, quindi della ragione ordinatrice. Nella ottimistica credenza che tutto possa essere messo in forma, senza rendersi conto che svuotando, togliendo l'informe, non ho più cosa mettere in forma. E quindi le forme si sono fatte poi vuote, no? Secondo Nietzsche, questa è la storia della sapienza occidentale, questa è la storia con le sue meraviglie e con le sue disgrazie, della filosofia occidentale, che poi vuol dire della politica occidentale, della cultura occidentale, della pedagogia occidentale, delle scienze occidentali, eccetera. Questo culmine, secondo Nietzsche, è raggiunto più o meno nella sua era, ma Nietzsche era un anticipatore, quindi noi potremmo dire è stato raggiunto poi nel Novecento, no? Il senso di questa, di questo gigantismo, di questa abnormità, si è rivelato nell'Occidente, Europa e propaggine statunitense, nel Novecento, e proprio nel Novecento l'Occidente ha cominciato a tramontare. Secondo Nietzsche questo è un gran sollievo, lui diceva, quando imparerà a tramontare, cioè rientrerà nella metamorfosi, a cambiarsi, a trasformarsi, a riprendere questo gioco, no, del destino di trapasso,
L'Occidente, in realtà, tramontando, questo è quello che io penso si possa leggere tra le righe di Nietzsche, comunque quello che io penso sia il compito, no, dell'Occidente oggi, su questo parleremo la prossima volta, quando ho imparato questo con gran dolore, col dolore che si prova quando da una sclerosi si ripassa al movimento, no, alla mutazione, allora l'Occidente ha iniziato a imparare a superare le sue superstizioni. E quindi, tornando al teatro, ha iniziato a reimparare la ricerca di una teatralità diversa, chiaramente ha iniziato a imparare una filosofia diversa, un atteggiamento autocritico diverso, cioè, tante cose sono cambiate, su questo insistiamo la prossima volta, però certo, teatralmente nel Novecento è iniziata un'altra storia che la prossima volta percorriamo nelle sue tappe essenziali, facendo riferimento in sostanza a tre grandi maestri del teatro novecentesco, che saranno Antonin Artaud, Bertolt Brecht e Jerzy Grotowski.